Ciao a tutte e benvenute da Ilaria, la vostra consulente di bellezza. È arrivata la primavera, la stagione del risveglio, della rinascita, di un nuovo ciclo di vita per tutta la natura, uomo compreso. E con la primavera arrivano anche le fragole, questo splendido frutto. E non abbiamo bisogno di sapere quanto è buona per farne grandissime scorpacciate. Però, oltre che al loro sapore gustoso e dolcissimo, sono anche tanto nutrienti, ricchissime di vitamina C e sali minerali. Il loro potere, altamente nutritivo e rivitalizzante, è utile per risvegliarci alla bella stagione che arriva. In più, contengono antociani, che sono dei potenti antiossidanti presenti in tutti i frutti rossi. Questo frutto polposo e colorato ci stimola anche tanto per fare tanti piatti primaverili. Quindi al via con la fantasia per preparare gustosissimi piatti. In più, in cosmetica può essere utilizzato proprio perché questo frutto ha proprietà astringenti, purificanti, tonificanti e schiarenti. Per questo motivo oggi vi mostrerò come preparare le bombe da bagno alla fragola. Ma vediamo subito come fare. Per preparare le bombe da bagno alla fragola vi occorrerà 100 g di bicarbonato, 50 g di acido citrico. Mi raccomando, assicuratevi che quando lo acquistate che abbia la dicitura acid citric e nient'altro. 25 g di olio di girasole, un cucchiaino di amido di mais, granella di fragola che ho ottenuto facendo essiccare le fragole per 18 ore. In descrizione comunque vi metto tutta la procedura. Del colorante alimentare se volete, proprio per rendere un po' più colorate queste pastiglie, e olio essenziale alla menta o alla verbena, sempre se volete. Come si fa? Si mescolano insieme il bicarbonato e l'acido citrico. In questo modo, mescolate insieme. Procuratevi dei guanti, mi raccomando. Mescolate insieme. Io intanto metto i guanti, così possiamo procedere tranquillamente. Quindi mescolate bene il composto. Aggiungete l'olio un cucchiaino di amido di mais, mescolate bene. Intanto aggiungiamo anche la granella di fragole che è profumatissima. Se la fate vedrete, è un ottimo profumo. Mescolate bene insieme questi ingredienti. Le proprietà di queste pastiglie sono veramente eccezionali perché il bicarbonato addolcisce l'acqua, l'acido citrico crea effervescenza e in più ripristina il pH della vostra pelle. L'amido di mais ovviamente ammorbidisce bene la pelle, come ben sapete. E poi il profumo gradevolissimo della granella di fragola è qualcosa di veramente eccezionale, gustoso, un bagno di frutta. Bene, una volta che avrete ben amalgamato questi ingredienti, vi faccio vedere
aggiungo un po' di colorante alimentare per colorare questo composto. Infine, se volete, potete aggiungere l'olio essenziale. Io ho scelto quello alla menta perché mi piace proprio il contrasto fragola-menta, un 30 gocce circa. Ovviamente potete anche non metterlo, fate come preferite, insomma, non è mica obbligatorio. È buonissimo. Continuate ad amalgamare bene. E poi, ovviamente, io ora passo a utilizzare proprio le mani molto meglio. Trasferite questo composto negli appositi stampini oppure in questi. Mi raccomando, quando li fate, attenzione, perché soprattutto se avete bimbi potrebbero pensare che si tratti di biscottini, quindi attenzione a non lasciarli incustoditi. Comunque vi faccio vedere, dovete pressare bene il composto e lo trasferite in questi stampini, pressandolo bene. Lo lasciate poi riposare, mi raccomando, bene, proprio deve essere proprio pressato tantissimo. Se il composto è troppo granuloso potete vaporizzare sopra dell'acqua, attenzione però, perché crea effervescenza, quindi proprio pochissima acqua nebulizzata. Li lasciate riposare per 2 ore circa. Otterrete queste splendide pastiglie che sono divertenti e originali, i miei bimbi le adorano, e poi le potete anche regalare, è secondo me uno splendido regalo, anche piacevolissimo. Vi faccio vedere anche qual è l'effetto una volta immerso in acqua. Vi sembrerà proprio di essere immerse in una coppa di champagne. Poi queste pastiglie hanno proprietà emollienti, dermopurificanti e lenitive. Quando le utilizzate non vi occorre usare il bagno schiuma e mi raccomando, se utilizzate l'olio essenziale, fatelo di sera, perché ovviamente, essendo fotosensibile, potrebbe essere pericoloso, insomma, per la vostra pelle. E vi faccio vedere anche come fare una piccola idea regalo. Io mi sono procurata questi sacchettini in plastica, li potete inserire all'interno di queste bustine. Oppure, se non li avete, potete utilizzare anche la pellicola trasparente. E poi inserite in questi sacchettini carinissimi e voilà, una carinissima idea regalo. Ma non è finita qui. In più, per voi ho preparato un succo alle fragole. Per preparare il succo alla fragola vi occorreranno 12 fragole, mezza barbabietola rossa, 2 rondelle di zenzero e mezzo limone. Inserite nell'estrattore gli ingredienti in questo modo: metà delle fragole, la barbabietola, le rondelle di zenzero e il limone, e poi infine la restante parte delle fragole. Otterrete un succo che, oltre ad avere tutte le proprietà
delle fragole ha anche le proprietà della barbabietola rossa, che è ricchissima di ferro, manganese, potassio, vitamina C. È adatta soprattutto a chi soffre di anemia, potenzia il sistema immunitario e favorisce la salute cardiovascolare. Insomma, otterrete un succo bellissimo, coloratissimo e ricchissimo di sostanze nutritive, adatto soprattutto ad affrontare e per prepararci alla bella stagione che arriva. Lo assaggio perché è buonissimo. Provatelo, è veramente gustosissimo. Insomma, avete visto? Con la fragola abbiamo ottenuto delle bombe da bagno profumatissime e divertentissime sia per voi che per i vostri bimbi, e un ottimo succo da bere soprattutto al mattino, che donerà vitalità ed energia. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un pollice in su. Se non vi siete ancora iscritte, fatelo subito. Comunque, in descrizione vi lascio tutte le ricette che abbiamo visto. Un abbraccione!